Quello che vedete in queste immagini è un incontro organizzato dal CARICOM sulla crisi dell'emittenza locale. Era il 17 dicembre 2010. Queste invece sono le immagini dell'ultimo incontro, 19 dicembre 2012. Forse voi la differenza non la notate, noi sì, e ve la spieghiamo. Nella prima immagine tutte quelle persone erano gli editori delle TV locali pugliesi, erano 44. Oggi tutte le persone che vedete in queste immagini appartiene al settore dell'informazione, ma di editori in quella stanza ce ne sono solo 4, perché tutti gli altri o hanno cambiato mestiere o hanno rinunciato a lottare. Quella delle TV locali è una crisi annunciata ma ignorata. La conferma arriva dall'ultimo incontro sul tema organizzato a Bari dal CARICOM Puglia, al quale hanno preso parte Ordine dei giornalisti, Assostampa, Gcom e TV locali. I dati sulla moria delle antenne arriva dallo studio Rosselli effettuato dalla Fondazione Flavia Branca, che ha evidenziato come i costi per sostenere il passaggio al digitale siano stati più pesanti del previsto. 90 emittenti in tutta Italia hanno già restituito le frequenze, cioè hanno chiuso. In 30 invece hanno annunciato una perdita per 16 milioni di euro nel 2011. Nonostante ciò però, e nonostante il grido d'allarme lanciato 2 anni fa dalle TV locali, poco è stato fatto fino ad oggi. I bandi messi a disposizione sono risultati insufficienti, di qui un appello alla Regione a far sentire di più la sua presenza, e non solo per il fatto che in questa occasione, oltre al Presidente del Consiglio Introna, non c'era nessun esponente di Giunta e Consiglio. Dov'è il Presidente Vendola che va a manifestare salendo sugli imprese torinesi? Che salga sui nostri tralicci il Presidente Vendola, perché qui ci sono centinaia di posti di lavoro, oltretutto altamente qualificati, che sono a rischio. Oggi c'è un mercato della pubblicità che è crollato a livello nazionale e di conseguenza è crollato ancora di più negli investitori locali. Qui sta la capacità della Regione, in particolare della Regione Puglia, trovare incentivi per le piccole e medie industrie, trovare incentivi per una defiscalizzazione, per esempio, per i costi della pubblicità. Incentivi alle imprese per sbloccare il mercato. Questa è una delle idee di Berrini, che si unisce a quella esposta dal presidente del gruppo Mixer Media, Paolo Pagliaro, che ha anche proposto di spingere la Puglia Film Commission a sostenere le produzioni delle TV locali e non solo del cinema. I fondi pubblici ci sono, ha ricordato Pagliaro, se è vero com'è vero che il Bifest incassa 1.700.000 euro l'anno e le Notti Bianche ne hanno registrati 6 milioni. Ma detto ciò, non può passare un falso messaggio, e cioè quello che l'emittenza locale vive solo di finanziamenti pubblici. Non accetto minimamente qualcuno pensi che noi vogliamo vivere di contributi pubblici. No, noi non vogliamo vivere di contributi pubblici, però vorremmo che ci fosse una conseguenza alle dichiarazioni che ho ascoltato sempre. I prossimi incentivi studiati dal Ministero, tra l'altro, non promettono nulla di buono. Uno dei criteri immaginati è l'ascolto rilevato dall'Auditel, metodo contestato a gran voce perché Auditel non è mai sinonimo di qualità. Perché per fare ascolti, è bene che si sappia come funziona questo mondo, è facilissimo. Mettiamo le donnine la sera tardi e facciamo gli ascolti e facciamo Auditel. Mettiamo le barzellette in barese e facciamo Auditel. Mettiamo i filmetti di Pierino e facciamo Auditel. L'Auditel fa a cazzotti con la qualità. La qualità è fatta di programmi, di inchieste giornalistiche. Solo la mia televisione non male fa e vince 2 anni di fila i premi nazionali, l'area Alpi. Salvaguardare il più possibile l'emittenza televisiva vera, non quella che fa solo televendite o donnine, ma quella che è radicata nel territorio. Questo standard di qualità viene elevato molto, in particolare, lo vediamo, si punta molto sull'informazione, su chi lavora all'interno delle televisioni come giornalisti, su bilanci certificati. Qualità vuol dire tutto questo, contenuti ma anche modi di fare management televisivo. Ma questo, per chi la qualità la fa da sempre, come Telerama, non si è finora tradotto in trattamenti agevolati. Semmai, ha sottolineato Pagliaro, il contrario. Nei prossimi mesi saranno convocati altri incontri, sperando nel frattempo di non assistere allo spegnimento di altre antenne, perché in questo settore il vita mia, morte tua non esiste. Se una TV getta la spugna, perdere la democrazia nel nostro territorio e con essa ogni cittadino, soprattutto quello che non potrà più essere ascoltato e quello che non potrà più portare a casa uno stipendio. E allora,
per una volta. Vorremmo poter dare noi la notizia di un incontro interistituzionale a Roma per salvare i lavoratori, perché noi delle TV locali siamo una piccola Ilva, ma per noi decreti salva informazione non se ne vedono.